Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti a Vicenza Oro. A nome dell'Italian Exhibition Group vi ringrazio per la partecipazione e per l'appartenenza alla nostra comunità. Oggi abbiamo più di 1000 visitatori nei nostri corridoi, nei nostri stand, che arrivano da una trentina di paesi diversi. Abbiamo qui veramente l'intero mondo, scusate, gli espositori sono questi, e poi abbiamo visitatori che vengono da tutto il mondo. La settimana scorsa mi hanno chiamato da Aruba addirittura, quasi non sapevo dove fosse Aruba. Comunque, grazie a tutti per essere presenti in fiera e a questa presentazione, grazie anche a chi si è collegato con noi online. Allora, perché Vicenza Oro si occupa di eventi come questo e perché non ci concentriamo esclusivamente sul business in senso stretto? Perché riteniamo che Vicenza Oro debba veramente essere una piattaforma culturale. Questo è il motivo per cui siamo qui, per parlare degli argomenti più attuali per il nostro settore e ci mettiamo al servizio del settore per un suo ulteriore sviluppo futuro. Questo quindi è il motivo per cui abbiamo l'onore di avere qui con noi le persone più influenti, gli opinion leader, affinché tutti possiamo imparare da loro, i protagonisti del nostro settore. E grazie a Donatella per aver coordinato tutto questo. Questa è una partnership che funziona veramente molto bene. Quindi ancora più cultura. Oggi parleremo qui del vintage e del valore del vintage nel nostro settore. Abbiamo anche un piccolo padiglione dedicato al vintage, però adesso lascio a voi direttamente la parola, ringraziandovi ancora per la vostra presenza. E siete sempre i benvenuti, le benvenute, anzi, a Vicenza Oro. Grazie Marco, grazie per la presentazione e buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro evento e benvenute anche alle nostre relatrici che oggi ci parleranno di vintage e di gioiello antico tra il passato e la modernità. L'idea è quella di portarvi con noi in un viaggio e grazie alle nostre relatrici oggi scopriremo qualcosa di più di questo universo, l'universo del gioiello antico e del vintage, concentrandoci però anche su quello che sta accadendo e su quello che avverrà in futuro attraverso le testimonianze delle nostre relatrici, apprendendo anche qualcosa di più su di loro, da dove vengono, qual è il loro business, quali sono le best practice del loro settore, per parlare anche di retaggio, patrimonio, eredità, legato e allo stesso tempo con un occhio al nuovo consumatore di gioiello vintage e antico. La digitalizzazione è una delle tendenze chiave che osserviamo anche per quanto riguarda il vintage e il gioiello antico ed è proprio grazie alle nostre ospiti che riusciremo a conoscerne maggiormente i dettagli. Quindi sono entusiasta di avere qui con me un panel veramente incredibile. Grazie signore per essere venute a Vicenza. So che non è stato facile per gli scioperi, le difficoltà dei trasporti. So che alcune di voi ormai sono in viaggio da una settimana e viaggeranno anche per tutta la prossima settimana. Comunque grazie per essere qui. Presentiamole velocemente prima di iniziare il nostro dibattito. Abbiamo qui con noi Amanda Triossi, storica del gioiello, curatrice e autrice. Ida Ferber, quarta generazione della collezione Ferber. Marianne Fischer, quinta generazione di Paul Fischer. Marie-Cécile Sisambolo, specialista nel gioiello e direttore del gioiello a Sotheby's. Come potete immaginarvi, sarà quindi un dibattito molto interessante, con spiragli interessantissimi per capire che cosa accadrà in futuro. Contemporaneamente voglio anche condividere con voi alcuni dati fin dall'inizio perché sono interessanti. Quando parliamo di vintage e di gioiello antico, dall'ultimo rapporto della Boston Consulting richiesto da Alta Gamma, abbiamo scoperto che il 60% dei consumatori afferma che
intende acquistare gioielli vintage o di seconda mano. L'80% l'anno scorso di questi hanno acquistato gioielli e orologi vintage. Stiamo parlando di cifre molto interessanti che fanno vedere quanto questo settore stia cambiando rapidamente, si stia sviluppando e quanto interesse raccoglie. Quindi partiamo con una domanda che vorrei porre ad Amanda. Amanda, nata e cresciuta, si è laureata a Cambridge in storia dell'arte e insegna ormai da molti anni a Sotheby's, dove ha lanciato il corso che ha il titolo Understanding Jewelry with Amanda Triossi. Amanda ha avuto anche l'opportunità di lavorare con diverse aziende ed è una vera e propria esperta relativamente a tutto quello che riguarda l'eredità patrimoniale. Amanda, noi vorremmo capire un po' di più qual è il ruolo dei patrimoni, delle eredità, delle donazioni, anche sulla base della tua esperienza che hai raccolto negli ultimi anni. Allora, una delle cose più importanti con la quale voglio iniziare è che negli ultimi 20 anni il gioiello ha acquisito sempre più valore come forma di arte piuttosto che semplicemente come oggetto con un valore intrinseco. Quindi i gioielli vengono oggigiorno riconosciuti nella loro sfaccettatura di opera d'arte e quindi questo è molto importante anche dal punto di vista del retaggio e dell'eredità, che stanno diventando anch'esse due cose particolarmente importanti, perché i principali brand che erano nelle mani dei fondatori e adesso sono entrati a far parte di grandi conglomerati del lusso. Quindi da questo punto di vista l'eredità è ancora più importante perché legittimizza, perché consente di focalizzarci sul passato, legittimando però lo status quo attuale. Questo è il motivo per cui c'è molta enfasi oggigiorno e c'è un interesse rinnovato sulle eredità del passato. Grazie Amanda. Questo effettivamente ci fa capire quanto sia forte questa tendenza e quanto sia importante anche per i brand scavare nel proprio passato per poter consolidare la propria narrativa. Amanda condividerà con noi anche alcune best practice molto interessanti, penso che saranno interessanti anche per voi, soprattutto da seguire per vedere che cosa sta accadendo e per seguire le evoluzioni nei prossimi anni e ascoltare anche degli esempi molto interessanti. Veniamo a Ida Farber. Prima di lavorare nell'azienda di famiglia, Ida si occupava di moda, giusto? Eri nel fashion. Infatti hai fatto un apprendistato presso Yves Saint Laurent e volevi fare la sarta, esattamente. Poi lentamente sei entrata nel family business e adesso rappresenti la quarta generazione nella Farber Collection. La prima volta che ti ho incontrato mi ricordo che mi hai veramente affascinato, perché hai detto che una delle attività principali, una delle tue passioni principali è andare alla ricerca di tesori, cosa che indubbiamente apre moltissime porte, moltissimi bauli vorrei dire. Quindi dacci un po' un'idea della Farber Collection e del tuo ruolo e della tua attività presso l'azienda. Grazie Donatella. Allora, io faccio parte della quarta generazione del business della nostra famiglia. Il mio trisnonno era un orefice alla fine del secolo. Mio nonno commerciava in perle naturali verso la fine degli anni 30 e mio padre aprì la società a Zurigo nel 1968. Come diceva Donatella, noi siamo cacciatori di tesori, cacciatori di gioielli, così ci piace definirci, perché noi andiamo in giro per tutto il mondo per acquistarli e poi giriamo per tutto il mondo per cercare di rivenderli. E siamo specializzati in gemme, diamanti, perle naturali, gioielli storici, gioielli antichi. E
La persona che mi ha portato in questo business e che ha acceso la mia passione è stata proprio Amanda. Questa è la cosa più buffa, perché a 21 anni mio padre mi disse: non so cosa offrirti, vorresti fare delle lezioni in gioielleria e oreficeria? Ed ecco che io ho fatto il corso di Amanda ed è stata lei ad accendere questa mia passione, a dimostrarmi che ci sono moltissime sfaccettature nel nostro business di cui possiamo occuparci, l'acquisto, la vendita, la storia. Mi ha trasmesso soprattutto la passione. Sì, sono molto contenta di tutto questo. Molto bello vedere che la studentessa ha superato di gran lunga l'insegnante. Sì, ma visto che stiamo parlando di eredità e di retaggio, è proprio questa trasmissibilità che è interessante. Mio padre è sempre stato un visionario nel suo modo di avvicinarsi al business e aveva un mantra e che poi tra l'altro si collega anche a Marianne Fisher, quindi ci sono veramente delle connessioni particolarmente forti tra tutti noi. Esattamente. E un giorno effettivamente mio padre fu il primo a essere presente come commerciante di gioielli antichi alla Fiera di Basilea e Paul disse a mio padre: perché non provare a vendere i gioielli antichi? È stato lui che gli ha messo questa pulce nell'orecchio nel 73. Mio padre rispose: ma no, non ho clienti, a nessuno interessano i gioielli antichi. Però proviamoci. Quindi, grazie a Paul Fisher, decise di esporre alcuni pezzi che riuscì a vendere il giorno stesso. Quindi grazie a Paul Fisher e al mondo della gioielleria e dell'oreficeria, perché poi la passione di mio padre è stata trasmessa a me e a tutta la mia squadra, i suoi valori fondamentali che sono l'integrità, l'eccellenza e il grande valore del business, la discrezione e la confidenzialità. Sì, ci sono due cose interessanti che vorrei discutere magari con voi. Vediamo questa parure di smeraldi e diamanti fatta da François Nitot per la seconda moglie di Napoleone, che aveva commissionato questa parure per il matrimonio. E qui eravamo all'inizio della mia attività, aveva questa scatola sulla scrivania e mi ha detto: aprila. E mi ha detto: la vedi? Guarda che non ne vedrai tanti di questi gioielli. Sono rimasta colpita dal fatto di avere nelle mani questa collana toccata da Napoleone, indossata da Marie-Louise, e me la sono messa addosso anch'io e ho detto: mamma mia, questa collana ha toccato il collo e il petto di Marie-Louise. E abbiamo deciso che sarebbe dovuto tornare a casa, cioè al Louvre, e nel 2004 il Louvre l'ha poi acquistato e lo si può vedere alla Galerie d'Apollon, che è stata tra l'altro tutta ristrutturata recentemente. E la cosa bella è che mia cognata ha visitato la Galerie d'Apollon con mio nipote e ci ha mandato una foto dei cinque nipoti di mio nonno che guardavano questo pezzo, e mio padre si è impressionato davvero, si è messo quasi a piangere a vedere i suoi nipoti che guardavano questa parure e la figlia che gli raccontava tutte queste cose. Sì, qui torniamo alla passione, alle conoscenze, alle competenze e naturalmente la narrazione. Ricordo una volta che sono venuta nel tuo ufficio e ti ho chiesto come riconosci un oggetto, il suo valore, eccetera, e tu mi hai mostrato un libro enorme con tutti i logo, e io stessa non sapevo che esistesse una cosa del genere, e lì ho visto che c'è una situazione di competenze, di professionalità, di ricerche.
Sì, non si finisce mai di imparare in questo settore. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo che non si conosceva il giorno prima. È davvero interessante. E poi un altro pezzo interessante, sì, fa parte della nostra raccolta, della nostra collezione, è l'unico che rimane della collezione di Frédéric Boucheron, si chiama Le Point d'Interrogation. Forse oggi nessuno riuscirebbe a fare un'opera del genere, e mio padre, quando l'ha comprato diverso tempo fa, l'ha riconosciuto come un'opera d'arte e ha deciso di tenerlo. E questa è la ragione per cui sta ancora nella nostra collezione oggi. E questo ovviamente ancora una volta si riallaccia alla competenza, alla professionalità, il savoir-faire, e osservando questo pezzo si capisce che c'è qualcosa lì e che può essere forse riinsegnato. Passiamo adesso al tuo ambito di competenze, cioè il restyling e il revamping, di cui parleremo anche dopo, durante la nostra conversazione. Adesso passiamo a Marianne, quinta generazione di Paul Fisher Inc. L'azienda ha avuto origine a Vienna, adesso avete uffici a Londra, Ginevra e New York. Tu sei a capo della Paul Fisher? Ci racconti qualcosa? Grazie, grazie per averci invitato intanto, e grazie a Vicenza Oro. L'azienda risale agli anni 50 e al 1850, e allora questi diamanti erano molto apprezzati, e le perle anche erano molto apprezzate tanto quanto i diamanti. E il mio bisnonno ha dovuto cambiare le cose nel 1880, e questo ha cambiato anche il fatto che abbiamo cominciato a comprare gioielli di seconda mano. Poi hanno lasciato Vienna e sono finiti a Londra, che era il più grande mercato di perle di seconda mano. Poi nel 1945 mio padre e mio nonno andarono negli Stati Uniti, perché là c'erano enormi opportunità, e uno dei punti forti dell'azienda di famiglia era quello di prendere un oggetto da un mercato e venderlo su un altro, proprio perché il mondo non era globalizzato, non c'erano tutti questi viaggi che ci sono adesso. Per esempio, cose che piacevano negli Stati Uniti potevano essere comprate a Londra, in Germania o in Austria. Per esempio, mio padre e mio bisnonno conoscevano suo nonno, e questa è la ragione per cui siamo anche unite, e magari mio padre andava da Faber e magari comprava un gioiello di diamanti e lo portava in America e lo vendeva lì. E poi verso negli anni 60 erano molto famosi i gioielli georgiani, e magari trovava un gioiello di quel tipo in Europa e lo portava negli Stati Uniti, ma il mondo era diverso allora, e il punto era di portare un gioiello da un posto all'altro. E le cose poi sono cambiate molto. Guardiamo questi gioielli, per esempio 30-40 anni fa le persone pensavano al vintage come i gioielli della nonna, non li volevano perché dicevano sono vecchi, mentre adesso la gente pensa che quei gioielli sono speciali, non solo hanno una storia, sono misteriosi, sono romantici e sono fatti anche meglio. Non mi piace dirlo, però sapete, 100 anni fa magari per fare un gioiello ci voleva un anno. Adesso in un giorno fai 100 pezzi e gli metti pure il marchio. Sì, adesso il vintage è sempre più apprezzato, e anche il gusto è una cosa interessante.
non possiamo dire che un gioiello non piace più, non è vero? È una storia da raccontarvi. Avevamo un gioiello nel mio ufficio, una spilla bruttina, devo dire, e non era elegante per niente, ma a mio avviso ho detto ok, ogni volta che andavamo per strada buttavamo questa spilla e perché mio padre cercava di venderla, insomma, anche a pochi soldi, e arrivavo in negozio, cominciavo a mettere giù i gioielli ed improvvisamente arriva una donna che dice: ma che cos'è quel gioiello? Ecco, era proprio quella spilla, quel pezzo, e dice e mi ha detto: ma sei dell'azienda tal dei tali? Sì, dico, non ho mai visto una spilla del genere, anche i miei amici mi dicono che non hanno mai visto una cosa del genere, e io mi sono detta non la vedranno più, ma lei l'ha veramente apprezzata. Ecco, questo per dirvi che non è il fatto che non è una cosa che a me piace, non piace agli altri. Il vintage è proprio questo, non è solo una questione di origine, di provenienza, ma il fatto che renda qualcuno felice. Sì, assolutamente. Beh, bella storia, starei qui ad ascoltarne tantissime. Ogni volta che vengo a Ginevra mi racconti una di queste storie. E come hai detto, è una cosa davvero speciale il vintage e la narrazione, il savoir-faire. Tutto questo è davvero interessante, perché è bello tornare a questa esclusività. Adesso passiamo a Marie-Cécile. Che ha studiato storia dell'arte alla Sorbona a Parigi, è direttore di Sotheby. Sarebbe interessante sentire come funzionano le aste. Sì, è un mondo opaco, si dice, ma non è vero, secondo me è trasparentissimo. Allora e adesso. C'è una cifra che vorrei condividere con te. Si dice che a Sotheby le aste arrivano a 44,5 milioni, questo nel 2020, con un aumento del 42% rispetto all'anno precedente. Questo riguarda le aste di gioielli, e durante il pranzo mi hai detto che adesso le cifre sono ancora più alte. Sì, per la prima volta abbiamo raggiunto $1 miliardo. È folle, perché questo è stato il mio primo lavoro ed è il mio lavoro. È 13 anni che lavoro in questo ambito e le cose sono cambiate in questi ultimi 3 anni in maniera pazzesca, davvero. Ho cominciato con un catalogo dove facevamo delle vendite a South Kensington. Gioielli un po' antichi, vittoriani, georgiani. Ogni mese avevamo una asta che arrivava a 300-400 mila sterline. Adesso a Ginevra facciamo aste che arrivano a 40, 50, 60 milioni all'anno, due volte all'anno. Dunque il mercato è sicuramente cambiato, e quello che vedete qui è interessante. Vedete l'asta com'era una volta prima del Covid e l'asta com'è adesso dopo il Covid. Non è che non c'è nessuno, assolutamente. Vedete che adesso le grandi aste, che sono dei mostri di burocrazia e che esistono da centinaia di anni, hanno integrato l'online, internet, e questo per rispondere alle esigenze anche delle nuove generazioni. Interessante.
Negli ultimi 2 anni è stato interessante vedere che cos'è il lusso e anche gli orologi che sono alla base di questa piramide, ma abbiamo visto davvero un aumento in tante categorie, anche della pelletteria, delle borse per esempio, e ho letto che recentemente è la categoria che è aumentata di più. E poi le scarpe da ginnastica, le sneaker. Vendiamo scarpe a 4 milioni di dollari di Michael Jordan e poi le Mickey Mouse, lo vedete qui, abbiamo venduto questo orologio a un sacco di soldi, il disegno abbiamo venduto e chiaramente io sono tra le più vecchie lì, ho 37 anni e abbiamo tantissimi giovani e per quanto concerne le sneaker, l'aprile di quest'anno avevamo la blu di Louis Vuitton e il primo lotto riguardava delle sneaker che sono state vendute a 300.000 dollari, comprate in Cina da una donna di 18 anni. Ecco. Sì, interessante davvero. Beh, adesso siamo tutti curiosi di sapere che evoluzioni ci saranno in futuro. Allora, abbiamo parlato della storia dell'universo, del mondo, del vintage, delle gioielli antichi, del lusso antico, ma è interessante capire anche dalle nostre relatrici che cosa sta arrivando, cosa dobbiamo aspettarci, che cosa sta cambiando, per ascoltare anche alcune best practices e alcuni case studies che potrebbero gettare luce sulla situazione attuale e sul futuro. Quindi ritorniamo da Amanda. Amanda, qui vediamo il lavoro di consulenza che hai fatto per Bulgari. Vuoi dirci qualcosa di più? Sì, questo è un case study che ci fa vedere come l'eredità può essere utilizzata e quanto essa sia importante per un brand. Io sono partita nel 96 con questa mia diesamina, sono arrivata al 2016. Qui vediamo due immagini. Una, quella a sinistra, è una pubblicità degli anni 60 che è stata utilizzata per la copertina del mio primo libro su Bulgari. La seconda immagine è il mio secondo libro su Bulgari e qui abbiamo i pezzi vintage che nel frattempo io sono riuscita a ricomprare a nome di Bulgari. Quindi Bulgari ha iniziato creando dei gioielli ed è stato uno degli ultimi brand che ha iniziato a ricomprare pezzi significativi del suo passato. Per i creativi, accettare di acquistare un qualche cosa del passato non è così facile. Io sono andata dal signor Bulgari e gli ho detto: questo è un gioiello bellissimo degli anni 80 e lui mi ha risposto: ma è vecchio. Ovviamente i creativi hanno un approccio diverso, gli archivisti o gli storici come me cercano aspetti significativi del passato. Ma come vi dicevo, oggi come oggi, l'eredità, il retaggio, il passato sono fondamentali perché legittimizzano il marchio. E questa è un'immagine, una fotografia di Guido Mocafico del 2006. Potete vedere che è la stessa composizione di gioielli. Io ho scritto le prime due monografie su Bulgari. Questa è una delle parure iconiche, una delle prime, una delle più belle. Gli specialisti del vintage cercano sempre un qualche cosa che sia altamente rappresentativo di un marchio e qui troviamo tutti gli ingredienti necessari. La collana del 1965, abbiamo il taglio cabochon che è fondamentale per Bulgari, che l'ha utilizzato moltissimo, ci dà il senso di volume, i colori. Nel cabochon il colore non si ottiene, o meglio in questa collana il colore non è dato dal valore intrinseco ma dalla miscela di ametiste, smeraldi e turchese.
Qui vediamo il gioiello nella sua porzione anteriore e in quella posteriore. Voi tutti ben sapete quanto sia importante guardare anche il retro di un gioiello. Quindi questo è stato uno dei miei acquisti iniziali. Come l'ha utilizzata Bulgari questa collana? L'ha utilizzata per product placement e endorsement, per esempio è stata portata per l'indosso, data per l'indosso a Claudia Schiffer. E poi mi è stato chiesto anche di curare, partendo da zero, la prima mostra retrospettiva di Bulgari. E questa è la copertina del catalogo e abbiamo appunto la collana Bulgari iconica, la parte frontale sulla copertina anteriore e il retro sul retrocopertina. La collana è stata utilizzata anche come immagine per dei francobolli, 3,5 milioni di francobolli emessi nel 2009, quindi chi ha ricevuto l'invito all'apertura della mostra l'ha ricevuto con il francobollo della collana. Collana che è stata utilizzata anche per un'edizione limitata dell'Acqua San Pellegrino. Quindi una collana che ha fatto veramente molta strada. Ma non sono solo i gioielli che fanno parte della nostra eredità, anche i disegni. Questi sono disegni, riproduzioni ingrandite, degli anni 30, utilizzati per decorare le pareti delle gallerie della prima mostra, la prima esibizione. E i marchi hanno anche utilizzato il proprio passato per mostre retrospettive, quindi le mostre retrospettive gettano luce sulla bellezza e sull'importanza del retaggio di un marchio, ma anche sull'importanza del gioiello antico. Come probabilmente già sapete, le mostre, le esibizioni di gioielli fanno veramente la coda fuori dai loro portoni, perché alle persone il gioiello piace moltissimo, la gente adora il gioiello, perché è transculturale. Qualsiasi cultura, qualsiasi persona in tutto il mondo ama i gioielli. E tra l'altro il gioiello è anche transsociale, perché piace ai ricchi e piace ai poveri. Quindi non ci sorprende che i gioielli siano così attraenti. E talvolta i curatori museali non capiscono a fondo l'attrattiva del gioiello, che in realtà fa botteghino. E qui vedete la prima esposizione a Roma nel 2009, quindi Bulgari è a Roma, allora tutti vogliono andare a vederlo, ma anche a Parigi tutti vogliono andare a vedere Bulgari, questo è il 2010 a Parigi. Guardate la coda al Grand Palais, tutte persone che vogliono entrare a vedere la mostra di Bulgari. Eravamo veramente molto timorosi perché eravamo nel tempio dell'alta gioielleria, eppure guardate come si affollano per vedere la mostra. Sono stata particolarmente fortunata perché ho potuto curare e scrivere il primo catalogo principale di tutte queste mostre a Roma, a Parigi e quella ovviamente a Pechino, a Shanghai e a San Francisco. Quello che voglio mostrarvi non è soltanto il gioiello vintage, ma la storia. Questo è uno dei grandi pezzi di Bulgari. Importante il rapporto di Bulgari con le stelle del cinema negli anni 50, quando Bulgari ha iniziato ad avere una risonanza veramente internazionale grazie al settore cinematografico. E allora Roma era la Hollywood tiberina e quindi Liz Taylor e altre attrici, nonché i loro mariti, amavano molto i gioielli. Liz Taylor presentò Bulgari ai suoi numerosi mariti. Questa è la collana, o la parure meglio, che Richard Burton le ha acquistato per il matrimonio. Per l'esattezza, il pendente è il regalo di fidanzamento, la collana è quella di matrimonio. La vediamo che l'indossa anche agli Oscar e quando ha incontrato Elisabetta II con il loro quinto marito, con il suo quinto marito, credo. Sì, quello era il marito numero 5. Ma la indossa anche in piscina, come vedete.
quindi effettivamente anche lei ha sfruttato moltissimo questa collana di Bulgari. Da Richard Burton sappiamo che l'unica parola che Elizabeth Taylor sapeva in italiano era Bulgari. Richard Burton ci ha anche detto: sono stato io, è stata Lisa a presentarmi Bulgari. Sì, quindi questa è una collana con smeraldi colombiani realizzata negli anni 50-60, ma in realtà è molto di più di tutto questo perché ha una narrativa incredibile. E noi tutti oggi parliamo di narrazione, di racconto, oggi come oggi, però questa narrazione ha valore solo se è autentica, cioè quello che raccontiamo deve essere vero, deve essere autentico. Le storie autentiche, come quelle che abbiamo appena sentito, sono quelle che vengono effettivamente ascoltate, sono quelle che fanno strada, che si diffondono. E infine, ho avuto il privilegio di riacquistare questi gioielli per Bulgari. Questo è un sotuare estremamente rappresentativo dello stile di Bulgari, creato nel 1969, regalato da Richard Burton ancora una volta ad Elizabeth Taylor nel 1972. Questa sono io che lo sta esaminando. E come noi tutti facciamo, io segretamente l'ho indossato, me lo sono provato, non ho potuto resistere. Ed ecco Elizabeth Taylor che lo indossa, l'ha ricevuto per il suo 40° compleanno nel 72. Altro gioiello iconico per il design di Bulgari, per le gemme fantastiche, zaffiri 65, il zaffiro 65 carati che proviene dalla Birmania, quindi un'eredità ricca di storia. Poi è anche molto importante capire che l'eredità non è per forza legata al passato, può ispirare anche il presente. Ad esempio, guardiamo questi serpenti orologio che risalgono agli anni 60 e 70. Sono stati di ispirazione nel 2010, dopo la prima mostra, e ecco che Bulgari ha creato la linea serpenti. Quindi il passato che dà origine a linee contemporanee, collezioni contemporanee. Voi tutti ben sapete che i serpenti sono una delle collezioni più importanti di Bulgari. E credo che questa sia una delle mie ultime diapositive. Grazie, grazie mille. Grazie Amanda. Molto interessante, grazie per averci fatto vedere il lavoro che hai fatto e le tue scelte e grazie per averci fatto capire quanto sia importante l'eredità per un marchio e quanto questa eredità a cascata si possa ritrovare anche nei bellissimi gioielli più attuali che ci hai mostrato. E poi il francobollo di Poste Italiane, l'etichetta della bottiglia d'acqua minerale, quindi informazioni estremamente interessanti sull'utilizzo che si può fare dell'eredità di un marchio. Ritorniamo a Ida. Prima ci hai raccontato di come ti sei appassionata a questo settore con il papà, col fratello. So che ti piace anche andare a caccia di nuovi talenti. So che spesso sei nei comitati delle giurie per i premi ai giovani designer. Quindi vuoi parlarci del tuo progetto più recente, l'FLAB? E come riesci a coniugare il passato con la modernità e come riesci ad attuare questo progetto così moderno? Allora, l'idea mi è venuta nel 2018, quando abbiamo creato Jean Genève insieme ai nostri partner. Abbiamo pensato: qual è la cosa più importante che vogliamo in questa mostra, in questa esposizione, in questa fiera? Vogliamo una scuola, vogliamo giovani talenti, vogliamo studenti affinché sia possibile tramandare la nostra conoscenza alle nuove generazioni che talvolta hanno difficoltà a trovare accesso al nostro settore
perché studiano a scuola e quando finiscono gli studi scolastici si trovano davanti ad un percorso irto di difficoltà. Collegando la scuola con il settore, credo che adesso abbiamo 4-5 scuole presso la fiera e moltissimi studenti. Ecco, in questo modo noi cerchiamo di trasmettere tutte le caratteristiche, le più diverse, del nostro business. Quindi si può diventare montatore, si può diventare designer del gioiello, ci sono varie possibilità. E credo che quindi tramandare tutte queste conoscenze sia una cosa molto importante. Io sono anche molto fortunata per il fatto che a Ginevra posso incontrare moltissimi di questi studenti, facendo parte anche della giuria. Questi studenti hanno delle idee incredibili, pensano in modo totalmente diverso rispetto alla mia generazione. E l'idea è stata proprio quella di mettere insieme le diverse generazioni, creare un hub, una piattaforma dove fosse possibile il dialogo, lo scambio. Io posso ascoltare le loro idee e posso aiutarli a realizzarle. Questo è uno scambio particolarmente fruttuoso. Abbiamo creato quindi l'EF Lab, dove si sperimenta, sperimentiamo modi diversi di realizzare gioielli, prendiamo anche dei gioielli antichi, li sottoponiamo a un restyling, per esempio quando una persona vuole mantenere un gioiello antico ma lo vuole ammodernare. Abbiamo creato anche una collezione di anelli e di gioielli. Ho scelto qui tre studentesse che sostengo e che vedete in questa immagine. Sono studentesse che hanno idee che noi vogliamo sviluppare. Quindi abbiamo Camille Combremont, che ha sviluppato l'idea di questa catena che potete montare e smontare nel modo che desiderate. Può trasformarsi in una collana lunga, corta, orecchini. Un'idea fantastica che però, se realizzata da lei artigianalmente da sola, sarebbe stata improponibile perché richiedeva dei fondi notevoli e quindi abbiamo cercato di realizzarla insieme. Charlotte è esattamente come il gioiello che ha sviluppato. Ha deciso di lavorare con l'acetato, il materiale che si utilizza per gli occhiali, e abbiamo analizzato micromosaici, gioielli antichi, camei, e abbiamo pensato che potevano essere riutilizzati. Per esempio, il mio micromosaico del XVIII secolo poteva essere incluso nel suo acetato, in questa cornice di acetato del 2022. E qui vedete infatti un cameo da conchiglia che è antico ed è stato montato su acetato. È veramente un risultato incredibile. E poi abbiamo Louise Li Wong, incredibile davvero, perché qualsiasi cosa faccia è perfetto, e ha completato il suo baccalaureato con un libro così, e l'idea è quella di creare un quadrato d'oro utilizzando la minor quantità possibile di oro con due strati, e tutta la collezione è ripiegata a mano. È un quadratino praticamente, e ha ricavato l'intera collezione da un quadrato d'oro. Ci abbiamo lavorato insieme perché aveva bisogno del laboratorio e abbiamo valorizzato poi i pezzi con pietre e perle, ed è molto interessante perché non pensano come noi e sono diversi, e ci scambiamo molte idee. Io condivido con loro le mie conoscenze, la mia esperienza, e loro mi comunicano le loro idee. Poi sono molto ambientalisti, l'acetato per esempio è riciclato e il modulo può cambiare in base anche a delle altre esigenze. Ecco, l'EF Lab è un
laboratorio sperimentale dove coinvolgiamo diverse generazioni, abbiamo delle nuove idee e cerchiamo appunto di creare qualcosa di nuovo, dal patrimonio, dall'eredità al futuro. E ci sono davvero tanti elementi interessanti che hai condiviso con noi, il passato e poi il lavoro con le nuove generazioni, i giovani guardano a gioielli in maniera diversa, poi la realizzazione di questi gioielli, beh, talvolta non funziona, ma bisogna anche provarci. E poi c'è il concetto dell'economia circolare, il riciclo, il riutilizzo e poi inclusività, perché in questo modo si prendono degli elementi che sono un po' diversi, vengono da una tradizione diversa e li si mette tutti insieme in gioielli davvero belli. Dunque l'idea di questo F-Lab è fantastica e so che questo è un passo davvero interessante, è un passo anche di apertura nei confronti delle giovani generazioni. Bene, grazie Marianne. Ricordo quando ci siamo incontrate per la prima volta, una cosa che mi hai detto è che nel tuo settore tu fai affari stringendo le mani. Sì, 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 sono tra gli ultimi. E poi è arrivata la pandemia. Una crisi incredibile, anche in termini di rapporti personali e poi di business, e assieme a dei colleghi hai elaborato un'idea davvero interessante che mette insieme il digitale con la stretta di mano, ma in maniera diversa. Dunque, magari parlaci di questa associazione internazionale e del Jewelry Circle, la nuova piattaforma che è stata creata. Il vintage nell'ambito della gioielleria è un mercato di nicchia, si tratta di aziende familiari, non siamo grosse aziende, corporation. Molti di noi non hanno magari neanche il computer. Ecco, spesso il vintage è sottovalutato perché le persone non capiscono che abbiamo dei tesori davvero che non sono stati ancora scoperti. Comunque, che cosa è successo? C'è stata la pandemia, siamo rimasti tutti bloccati a casa e abbiamo cominciato tutti a panicare perché naturalmente eravamo abituati ad andare alle fiere, a viaggiare e a avere dei rapporti personali per fare delle transizioni. E abbiamo messo insieme 6 aziende. E fino al XX secolo le aziende di vintage erano ancora nel XIX secolo. Comunque, a parte questo, abbiamo creato un strumento di networking. È come una fiera sempre aperta. Io posso mettermi in contatto con Taiwan, per esempio, oppure se cerco qualcosa posso postare una richiesta, cerco un braccialetto così e così e magari lo trovo in Australia. Ecco, è una piattaforma che ci permette di rimanere in contatto e di vedere le cose senza viaggiare, è davvero vantaggioso e questa è la piattaforma B2B e non è aperta al pubblico, è una grande opportunità per i rivenditori, per il commercio, perché non è esposta su internet. E l'abbiamo chiamata il Jewelers Circle e adesso c'è un grande movimento contro la CO2 e avete sentito parlare proprio di sostenibilità e il gioiello vintage è proprio basato sulla sostenibilità perché è un cerchio, perché il gioiello viene prodotto, indossato, poi tramandato e così via. Poi un'altra cosa è che
dobbiamo acquistare da fonti di cui ci fidiamo e questo è davvero un fattore importante. Tutto su questa piattaforma è garantito, non ci sono commissioni, è proprio come tra rivenditori, come alle fiere, e le persone sulla nostra piattaforma sono tutte persone esperte, competenti, tutto è autentico, naturalmente poi c'è la possibilità di errori. Comunque diciamo che il futuro del settore del vintage è la globalizzazione, tutto adesso è online e ci sono persone come Amanda che fanno questi corsi, che formano persone, dunque è possibile raggiungere più persone con l'online, è possibile condividere webinar, le persone possono imparare e capire di più. E talvolta le persone si allontanano dal vintage perché non lo capiscono e è più facile talvolta vendere sulla base di un catalogo anche per quanto concerne il vintage. Bisogna capire quello che si vende, è importante anche per noi, è importante spiegare al cliente che questa è una cosa speciale, che non ce l'ha nessun altro. Ora, tornando all'altro gruppo, è la International Antique Jewelry Association, è una risorsa messa a disposizione di tutto, anche del pubblico, si può andare online, si possono leggere delle storie, si possono trarre informazioni, adesso stiamo lavorando sulle competenze in modo che uno sappia quello che compra e la lanceremo nelle prossime 6-8 settimane. Credo che sarà davvero interessante e cambierà il nostro settore, perché c'è un problema talvolta, perché le persone forse non si fidano del vintage, perché magari in passato ci sono stati dei problemi e questo sarà un modo per proteggere e tutelare il settore, e uno comprando uno di questi oggetti si sente sicuro. Interessante davvero, perché si riesce a fare il passo successivo, entrare nel mondo digitale, e credetemi, è difficile convincere gli altri perché la gente vuole ancora le fatture scritte. Comunque io posso comprare un pezzo da $1,000 senza fare un contratto. Sì, comunque è estremamente importante e al contempo penso che però bisogna un po' equilibrare il digitale, che è estremamente importante, ma poi ovviamente anche il tocco umano, il rapporto umano, la capacità di parlare con le persone, stringere la mano e parlare con le parole ma anche con gli sguardi. Ecco, questo è sempre ovviamente importante. Grazie Marianne. Ricordo che all'inizio del progetto eri un po' intimidita, per così dire. Dicevi, non so se la gran parte dei membri della nostra associazione parteciperanno. Invece adesso sta crescendo. Sì, possono anche fare le foto con il telefonino e poi caricarle. Marie-Cécile, il mondo delle aste. Ci hai mostrato delle immagini davvero interessanti prima. Il passato e l'oggi. Digitalizzazione, abbiamo parlato di cifre. Che cosa dobbiamo aspettarci? Se sapessi che cosa succederà in futuro, sarei magari su un'isola deserta. Comunque, vediamo delle tendenze che stanno emergendo in questi ultimi mesi ed anni. E le persone guardano al passato, al patrimonio, e il vintage diventa sempre più importante. Noi come aste siamo un mercato secondario e se uno vuole dei gioielli nuovi ovviamente noi non possiamo offrire lo stesso servizio che Bulgari o Cartier, siamo un mercato secondario, ma
Io mi autodefinisco una detective perché vado dai clienti, da persone private che vogliono vendere i loro gioielli e più conosco circa la loro storia, da dove vengono, se arriva dalla nonna per esempio, gli chiedo se hanno una foto, ecco, più sappiamo e più aumenta il valore del gioiello. Dunque il mio lavoro è quello di raccogliere più informazioni possibile prima di arrivare all'asta. Negli ultimi due anni ho visto che queste storie, queste narrazioni hanno un impatto sull'oggetto e l'Asia, per esempio, ha avuto un anno record per le aste del lusso, più 28%. Il mercato asiatico è un mercato che vuole certezza, voleva dei pezzi che fossero certificati, DIF oppure comunque certificati. Adesso però vogliono anche delle storie, delle narrazioni. E per esempio quella tiara del XIX secolo che la nonna o la regina si è messa magari o una donna importante si è messa quando si è sposata, quella è un'informazione che è utilissima per aumentare il valore del pezzo, del gioiello. Poi dunque rarità e qualità sono davvero senza prezzo. Io dico ai miei clienti, voi dovete comprare qualcosa che amate. Se sono stati amati questi gioielli in passato, saranno amati di nuovo. Non tornate da me dopo due anni dicendo l'ho pagato $20,000 e adesso ne voglio $40,000. Ditemi solo se vi è piaciuto, se l'avete amato. Ecco, io parlo di educazione del cliente e dunque sono d'accordo con la collega perché penso che il gioiello è arte che si può indossare, ma è molto vicino anche al cuore. Dunque, se qualcuno nel Borneo se ne va in giro con una catena sapendo che è appartenuto per esempio alla nonna di qualcuno, secondo me sarà disposto a pagare un po' di più per quel gioiello. Quando abbiamo cominciato 20 anni fa, un gioiello del genere sarebbe stato venduto per 5-7 mila sterline, adesso arriviamo a 17 mila sterline, lo stesso vale per un orologio. E se aggiungiamo per esempio Elizabeth Taylor, allora non c'è limite. Cerchiamo fattori come provenienza, qualità e brand. Questi sono i tre fattori. Se ci sono tutti questi tre fattori è una situazione win-win. E ognuno ha un gioiello artistico nella sua collezione, a volte in Art Deco o altro, e credo che questo sia l'approccio da assumere. Grazie. Funziona. La settimana scorsa ero a una conferenza e parlavamo proprio del mercato di vintage, ero là e scrivevo e mi hanno detto ma non hai niente di vintage addosso. Allora, torniamo ai consumatori, che cosa sta cambiando nelle aste? Allora, negli ultimi anni io ho creato un rapporto di normalità, per così dire, cioè le persone entrano, lo provano, perché è ovvio che è una cosa che poi si indossa, bisogna vedere come sta al collo, al polso. E magari mi chiedono ti piace, io dico sì, mi sta bene, io dico sì, va bene, allora lo acquistiamo. Se io non avessi detto sì, loro comunque avrebbero saputo che cosa pensavo, ma per alcuni dei nostri clienti è diventato molto facile affrontare la transizione nel digitale, per altri invece era impossibile farlo. Dovevamo mandargli i gioielli per consentire loro di provarli prima che decidessero di acquistarli.
comunque molti clienti si sono diretti verso il digitale con estrema facilità. Adesso abbiamo delle aste dal vivo, dopo averle fatte digitali, bisogna essere lì alle 14 il 9 di novembre. La maggior parte dei nostri clienti ci dicono: no, io preferisco l'asta telematica perché dura 2 settimane, si può vedere chi fa le offerte, se si fanno offerte o meno, e poi alla fine potete decidere se lo volete o no. E tra l'altro i lotti vengono venduti meglio online, abbiamo visto, perché le persone si prendono il tempo necessario, si fanno una doccia, non è che devono essere in quel momento preciso nella sala aste per dichiarare il proprio nome e procedere con la loro offerta. Quindi è stato molto difficile all'inizio, soprattutto dal punto di vista logistico, ma ci si è adattati molto rapidamente e ne è valsa la pena. Bene, grazie mille. Abbiamo coperto moltissimi punti estremamente interessanti, ognuna di voi ha dato un contributo preciso e interessante. Grazie per aver condiviso con noi frammenti di conoscenza, informazioni, energia e passione. Perché ancora una volta è sempre bellissimo ascoltarvi, perché ci dimostrate che questo settore è un settore fortemente interessante e nel quale abbiamo delle donne in grado di trasmettere molto bene tutto questo. Quindi vediamo se ci sono domande da parte del pubblico. Volete fare qualche domanda alle nostre signore? Abbiamo affrontato molti argomenti e credo che sia ormai chiaro che questo è un settore che sta cambiando rapidamente, si sta evolvendo e segue però ancora oggi gli antichi principi. E come ci ha detto Cécile, è importante che il cliente sia istruito, quindi dobbiamo istruire i clienti. Anche Amanda ha rafforzato questo concetto quando ci ha raccontato dei bulgari. E questo va fatto su canali diversi, quindi da un lato ancora il negozio fisico, dall'altro la trasformazione digitale e l'apertura ai giovani, i giovani consumatori. Qui entrano in gioco le comunità, entrano in gioco le diverse modalità di approccio. E indossare un gioiello vintage, un gioiello antico, è un modo per essere diversi e unici. Quindi indicazioni molto interessanti per il mercato, che apriranno anche nuove modalità e nuove aspettative. Ci sono domande da parte del pubblico? In realtà io ho una domanda. Se dovessi investire oggi nel gioiello, cosa dovrei fare? Questa è una domanda difficile. Allora, ho capito perfettamente quello che dicevi, però io ritengo che il gioiello sia un investimento importante. Non possiamo aspettarci che aumenti di prezzo nel giro di 2 anni, però lo acquistiamo, ce lo godiamo e ha comunque un valore di riserva. Io lavoro da 34 anni in questo campo e posso dirvi che non c'è nulla che abbia perso valore. Tutti i gioielli sono aumentati di valore. Certo, chi più, chi meno, ma comunque il gioiello è un investimento, lo si può rivendere ed è un bene mobile che peraltro è anche esentasse. È vero, assolutamente vero. Allora, se dovessi investire, se avessi soldi per investire, non comprerei i gioielli degli anni 70, oggi come oggi, perché sono troppo costosi. Io adoro il gioiello retro, che costa pochissimo adesso, sono certa che ritornerà di moda tra poco, è impossibile che non lo faccia. I diamanti colorati mi piacciono molto, so che hanno un prezzo esagerato, ma senz'altro continueranno ad essere sempre più rari, quindi se avessi soldi senz'altro investirei in diamanti colorati, blu o rosa. Al momento mi mancano 20 milioni di dollari, ma detto questo, il papà di Ida una volta mi ha detto che le grandi collezioni, le collezioni vintage, non per forza richiedono investimenti di grandi somme.
perché si acquista prestando maggiore attenzione con una visione che guarda più lontano quando il portafoglio è limitato, e questo mi ha spinto a spendere un sacco di soldi in questo campo. Comunque è stato Thomas a dirmi: ricordati che una bellissima collezione non la si mette insieme con cifre strabilianti. Basta avere buon occhio, acquistare beni di qualità a qualsiasi livello. Basta che il gioiello ti piaccia, abbia qualità e manterrà valore. E gradualmente si può mettere insieme una bellissima collezione. E tu sei un esempio calzante di tutto questo. Sì, perché sei ancora nella fase di realizzazione della sua collezione. Sì, 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 spendendo veramente poco, perché Thomas è venuto da me e mi ha detto: che bella collana. Ho detto sì, l'ho pagata pochissimo. E lui mi disse: certo, ricordati di fare sempre così. Me lo disse molto tempo fa, quindi Thomas è stato anche mio mentore. Incredibile, questo è proprio il fil rouge che vi collega tutti. Il senso di comunità, i rapporti, il rispetto, l'autenticità. Questi sono tutti gli elementi fondamentali che abbiamo appreso oggi. Quindi grazie ai nostri ospiti, grazie alle nostre relatrici. Grazie di cuore per essere state con noi oggi e per aver condiviso con noi la vostra conoscenza ed esempi best practice molto interessanti, nonché aneddoti curiosi del settore. Grazie. Grazie e grazie anche al pubblico. Oh.